Ciao a tutti ragazzi, benvenuti all'Evoblog numero 34. Siamo ormai a 157 iscritti, il che è buono. E diciamo che, vabbè, in questo periodo sono un po' assente anche perché sono un po' preso dalla scuola. Però, dai, cerco di fare il possibile. Intanto comunque mandatemi email per se avete bisogno di qualche cosa. Allora, innanzitutto, quel filmato che vi ho fatto vedere nel video precedente, comunque quello del timelapse, me l'hanno totalmente, diciamo, cambiato. Infatti, alla fine è venuto fuori un progetto del genere. Allora, diciamo che, vabbè, io preferivo l'altro, perché comunque mi sembrava più. Però, vabbè, praticamente dovevamo unire dei pezzi, quello della scuola e poi quel video che vi ho fatto vedere. E alla fine è venuto fuori questo video che, diciamo, a me sì, è bello, però io l'avrei fatto un po' diverso. Comunque, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio un attimo vedere così almeno mi dite com'è. Possiamo partire dall'inizio. C'è tutta la musica. Comunque, diciamo che a me non piace molto perché c'è molto distacco da una canzone e l'altra. Io non avrei messo due canzoni, io avrei fatto tutta un'unica canzone, anche più allegra. Comunque, nel senso, avrei messo Jerk It Out, che è quella canzone che c'è nel timelapse. L'avrei messa anche se bassa, l'avrei messa fin dall'inizio. Comunque, in modo da, o comunque, non avrei messo niente. All'inizio l'avrei lasciato molto così, molto libero, visto che c'erano gli uccellini, e poi avrei messo la canzone solo nel timelapse. Però vabbè, io eseguo e loro ordinano cosa devo fare. Fa niente, fatemi sapere se vi piace. Io boh, non sono molto convinto, però vabbè, il risultato è questo. Comunque, oltre a questo, oggi volevo parlarvi di che cosa? Vediamo. Di cosa parliamo oggi? Ah, allora, oggi parliamo di un'applicazione. Oggi parliamo di un'applicazione online, ovviamente, senza che voi dobbiate scaricarla. Che mi avete chiesto in molti, però ho dovuto attendere e aspettare in modo per diciamo organizzare meglio, così almeno l'ho anche testata. E quindi, allora, l'applicazione cosa permette di fare? Che cazzo? Oh, allora,
Andiamo su Google e scrivete MP3 to vid. No, scusate, vid to MP3. Sì, ho canato. Vid to MP3, quindi sarebbe vid to MP3.com. Cosa fa questo software online? Praticamente, voi inserite qua sotto dove c'è scritto Enter video URL below. Inserite qualunque sito internet, ad esempio di YouTube, potete usare anche di altri, però io so che funziona con YouTube e più o meno su YouTube c'è di tutto, quindi usiamo YouTube. Quindi non so, a voi interessa la pubblicità di quella figa di Intimissimi? Sì, Intimissimi non troverà niente. Secondo me è una bella ragazza, mi piace, mi piace. Oh, ad esempio, non lo so, non conoscete questo titolo di questa canzone? Non sapete come scaricarla. Allora, cosa fate? Vabbè, intanto questo titolo, cioè questa canzone si chiama I'll Fly With You, è di Sagirei, mi sembra. Comunque, se voi non avete Mulo o qualcos'altro per scaricarlo, selezionate il sito di YouTube, quindi fate tasto command o mela C e la importate con command tasto mela V. Poi fate download e lui praticamente cosa fa? Estrapola tutto il file audio del video di YouTube. Questo potete usarlo sia per un video musicale che qualunque video che ci sia su YouTube, anche il mio ad esempio. Se vi interessa solo la mia voce perché volete fare un podcast, allora potete fare così, però sa che bello avere la mia voce sull'iPod, guarda. Già odio la mia voce registrata, perché boh, in realtà la voce registrata è la tua voce reale, perché tu se parli non senti in realtà la tua vera voce. La tua voce reale è quella registrata proprio. Quindi, boh. Cioè, è impressionante perché comunque una persona non sente la tua stessa identica voce. Tu senti una voce diversa da quello che sente un'altra persona. Vabbè, cose troppo. Comunque, attendiamo che fa il download. Prima di domani. Tum, 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 tum. A proposito, vi ricordo che questo mercoledì c'è lo streaming che inizia alle 21:10. Aggiornerò il sito e comunque vi terrò informati attraverso il blog, in modo da non creare incomprensioni. Vabbè, qua esce fuori, non si sa il perché. Vabbè, comunque so che funziona, nel senso che lo lasciate fare. E alla fine del processo, se si muove, vi apparirà questo, download MP3. Voi cliccando su download MP3 praticamente vi aprirà una testa. Che sta? Comunque, okay. Vi aprirà una fine, una vi scaricherà proprio le cose e poi potete sentire la su iTunes, perché comunque scaricherà MP3. Basta. Bene. Per questo è il vlog, è tutto. Ci sentiamo alla prossima. Ciao amici, statemi bene. Ciao.